Storytime, evoluzione radio. Amici di Storytime, ben arrivati con una nuova storia tutta da raccontare. Io sono Stefano e vi ricordo di seguirci su tutti i nostri canali social. Qui con me oggi ho il piacere di avere ospite Virgilio Patarini. Buongiorno Virgilio. Buongiorno Stefano e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie per essere qui con noi. Allora, vuoi parlarci un po' di te, della tua attività? Di che cosa ti occupi? Allora, non è semplice riassumere. Allora, in questo momento mi sto occupando con la mia associazione culturale della gestione di un paio di parchi archeologici in Val Camonica, un museo e altre cose del genere. Poi in realtà la mia associazione culturale Zamen of Art si occupa anche di altro, anzi nasce occupandosi di altro, di arte contemporanea, di teatro, certo, di organizzazione di eventi, di editoria, cose che in parte stiamo continuando a fare, però da 3 anni a questa parte abbiamo vinto una serie di bandi per gestire alcuni di questi importanti siti archeologici in Val Camonica e la parte di gestione di questi luoghi ha preso un po' il sopravvento e abbiamo diminuito le altre attività che però continuiamo a fare e, come in questo caso, anche nei parchi archeologici che gestiamo. E qui infatti salto. Certo, parliamo del progetto, ecco, nello specifico. Sì, perché in un certo senso questo progetto nasce proprio dal coniugare l'attuale attività di Zamen of Art come gestore di parchi archeologici con la storia di Zamen of Art, che è una storia di organizzazione, produzione, di eventi, di festival, oltre che di altre cose. E nel nostro direttivo ci sono attori, registi, certo, drammaturghi soprattutto. E quindi avevamo a disposizione questi straordinari palcoscenici. Esatto, il titolo appunto del progetto è Palcoscenici rupestri. Eh sì, perché diciamo che fin da, ovviamente, chi come me è animale da palcoscenico, cioè uomo che viene dal teatro, trovarsi in luoghi straordinari come il Parco di Luine, piuttosto che quello di Ceto Cimbergo Paspardo, quello di Sellero, che sono luoghi, che sono scenari straordinari, sono, certo, scenari per film, ma anche per spettacoli teatrali. Quindi questa, diciamo che ha fatto lavorare in questi luoghi immediatamente ha fatto scaturire l'idea, non solo in me ma anche negli altri componenti di Zamen of Art, questo è un posto straordinario per, certo, farci uno spettacolo, per coniugare appunto archeologia con teatro, ma anche musica, con l'arte, con l'arte, a tutto, esatto, tondo. E qual è l'obiettivo principale di Palcoscenici Rupestri? Qual è lo scopo di questa attività? Lo scopo è una bella domanda. Lo scopo è duplice. Allora, da una parte portare più gente a vedere le incisioni rupestri. Certo. Tutti questi parchi sono, i parchi archeologici della Val Camonica sono il primo sito UNESCO italiano. Certo. E quindi sono dei luoghi dove c'è un patrimonio straordinario e sono le incisioni rupestri, non solo, perché ci sono anche scavi archeologici. Però, e quindi uno degli obiettivi è quello di organizzare eventi che attirino l'attenzione e portino più spettatori, più visitatori, no? Certo. Spettatori che diventano visitatori nei parchi archeologici. Però c'è anche un altro scopo, un altro senso di questa operazione, e questo invece ha più a che fare proprio con il teatro contemporaneo. Per me, ma non solo per me, anche per Scorzillo, che è il condirettore artistico di questo festival, e per gli altri autori e registi, attori coinvolti, il teatro oggi, anzi già da molti anni, è tra virgolette in crisi. Il teatro italiano, certo, il teatro contemporaneo, ma non solo italiano. Ma la crisi, secondo me, è una crisi strutturale, cioè è in crisi
la modalità di fruizione convenzionale, la gestione classica, diciamo, ed è in crisi già da molti anni, da molti decenni in realtà. Già negli anni 60-70 tutte le avanguardie teatrali hanno sperimentato l'uscita del teatro dai teatri, però è una questione che è rimasta irrisolta. C'è stato poi un grande riflusso, si è tornato a fare teatro nei teatri, ora si fa prevalentemente ancora quello, anche se sono rimasti alcuni eroi che continuano a fare teatro altrove, ma non si è mai risolta questo problema, perché i tempi cambiano. Allora, la modalità di teatro che abbiamo in mente noi è una modalità che nasce dopo la commedia dell'arte, adesso non sto a fare la storia del teatro perché sennò viene lunga, però e prende forma, ma quello che facciamo noi adesso nei teatri convenzionali ha a che fare con lo schema dell'Ottocento, con il modo ottocentesco di vivere quel momento sociale, ma i tempi sono cambiati, non siamo più in questo. Sì. E quella roba lì è ammuffita. Così come anche il museo è ammuffito. Proprio anche come concetto è obsoleto. Noi stiamo lavorando, per esempio, anche sul ripensare il modello museale, così come il parco archeologico stiamo facendo, ma non è questo l'argomento di oggi. Però, allo stesso modo, il teatro che si fa nei teatri è paludato, anche gli allestimenti più contemporanei, più innovativi, adesso si usa tanto il video, le tecnologie aiutano, ma se rimaniamo dentro quello schema, in quella modalità di fruizione, è una cosa vecchia. Certo, non c'è l'evoluzione. E non è un caso che ci sono poi i cali di presenze, eccetera. Certo. E non si può risolvere con il grande nome. Ora, nel nostro piccolo, quello che stiamo facendo con questa rassegna, ma che abbiamo fatto già sempre nei 20 anni passati, è stato sempre sistematicamente quello del portare il teatro o la musica o anche la conferenza in luoghi non convenzionali, sfruttandoli al meglio, però perché poi bisogna ripensare. Cioè, non basta prendere uno spettacolo teatrale e metterlo in mezzo al bosco. Certo, sennò è anche molto facile. Cioè. Esatto, non funziona così. Bisogna proprio ripensare tempi, modalità. Lo spazio anche. Il rapporto col pubblico. Certo. E in modalità di fruizione cambia tutto. Ecco, questa è la parte teatrale. Dal punto di vista teatrale la sfida è un po' quella, ed è una sfida entusiasmante ma vincente, nel senso che gli spettatori rimangono molto colpiti, suggestionati, perché funziona. Chiaro, bisogna poi fare la cosa giusta nel posto giusto. Esatto. E a tal proposito, quali sono gli spettacoli che avete messo in scena? Allora, siamo quasi a metà della rassegna, ma una rassegna molto lunga che è partita il 1° di giugno e arriva fino al 5 di ottobre. Certo. Quindi adesso i prossimi appuntamenti sono Le streghe di Macbeth. Questo me lo ricordo a memoria perché, ahimè, la regia è mia. Ok. Le streghe di Macbeth, che facciamo il 10 di agosto al Parco di Luine, ed è una riscrittura della storia del Macbeth, ma raccontata dal punto di vista delle streghe. Ok, quindi una nuova prospettiva, sì. Molto interessante. E è un testo comico grottesco, perché sono delle streghe cialtrone, un po' improbabili. Una chiave ironica. Sì, il testo, ahimè, è in Indecasible Bissettenari e rimato, però è un linguaggio comunque contemporaneo. Certo. Però l'idea è quella di tirar fuori anche la musicalità giocosa del teatro come espressione verbale, e anche se poi lo spettacolo è molto fisico. Certo. C'è il protagonista Sergio Scorzillo, che è un Macbeth marionetta che si ispira in realtà a un Macbeth che io vidi tanti tanti anni fa, fatto da Gabriele Lavia, ma questo non l'ho mai detto a nessuno. Anche Scorzillo lo scopre in questo momento, e quindi un aneddoto inedito. e quindi e la chiave è un po' questa, diciamo, tutti gli spettacoli in rassegna o partono da Shakespeare o partono dai miti greci, ma sono tutte riscritture e rielaborazioni contemporanee. Certo, in chiave moderna. Molto contemporanea, cioè cercando proprio anche di
usare un linguaggio che sia il più possibile vicino e attuale, e, diciamo, e anche di impatto. E di impatto. E questo spettacolo ha già debuttato, ha debuttato 2 anni fa, se la memoria non mi inganna, al Castello di Breno, sempre in Val Camonica. Okay. E l'abbiamo ripreso l'anno scorso, sempre a Luine, con grande successo. E subito a seguire, il 17 di agosto, facciamo La voce di Cassandra, un monologo sulla figura di Cassandra con testo di Christine Prune e protagonista Ilaria Marini, che è questa giovane, e lo facciamo al castello di Cimbergo. Ok. Quindi. Che è un castello medievale diroccato da fiaba, da, certo, quella, che, l'aspetto anche un po', sì, decadente, è proprio perfetto per, e che però è all'interno della riserva delle incisioni rupestri di Ceto Cimbergo Paspardo. Okay. La riserva delle incisioni rupestri è il più grande parco archeologico della Lombardia ed è quello più grande di tutti quelli del resto della Val Camonica, e anche quello col più grande numero di rocce incise, eccetera. Certo. Ed è un territorio talmente grande, perché copre quasi 1000 metri di dislivello dal paese più basso, che è Nadro di Ceto, fino a quello più alto, che è Paspardo, passando per Cimbergo, e al suo interno c'è anche il castello. Quindi, cioè, perché diciamo tutta l'area boschiva, eccetera, di quel territorio, che è enorme, fa parte della riserva. E subito sotto il castello c'è la zona di Campanine, che è una zona archeologica molto importante, e il castello fa parte della riserva, e quindi è un luogo, questa location assolutamente perfetto, suggestiva, eccetera. Perfetto, grazie mille. Vuoi aggiungere un'ultima? Sì, no, voglio segnalare anche un terzo spettacolo, che sarà il 31 di agosto, che si intitola Sottoroccia, scritto, diretto e interpretato da Riccardo Fritz Piricò, che è uno straordinario attore, regista e autore di Lodi, che si chiama Sottoroccia e che ha scritto apposta, e che è ambientato in un riparo sotto roccia in età preistorica. Okay. Però una scena di vita quotidiana, marito e moglie che litigano, classica, moderna, esatto, ma da migliaia di anni, contestualizzata all'epoca. Perfetto, grazie mille per essere stato con noi. Faccio un grosso in bocca al lupo a te e al tuo progetto e alla tua attività. Grazie mille, buon lavoro. Grazie mille, amici di Storytime. L'intervista di oggi è giunta al termine, ma ce ne sarà presto un'altra tutta da scoprire. A tra poco. Storytime, Evoluzione Radio.